Prenderà il via venerdì prossimo 22 novembre il ciclo di incontri del programma 2013-2014 della Scuola per Genitori. Promossa, come noto, da Confartigianato Vicenza, la scuola frattanto ha festeggiato il 10° anno di attività al Teatro Comunale Cittadino con un ospite d'eccezione, il grande regista Ermanno Olmi, del quale è stato proiettato il film documentario in cui il maestro ha dato voce ai giovani, titolo Come voglio che sia il mio futuro. Bisogna spiegare bene come è nato questo film documentario. Non sono io che ho fatto il film, ma sono i ragazzi che hanno fatto questo documentario per anche capire se potevano o meno sognare, in quanto è diritto dell'adolescenza il sogno. Il sogno è, come dire, alla base di qualsiasi tipo di poi aspirazione che verrà realizzato nella vita futura. Il maestro Olmi tiene innanzitutto a puntualizzare come sia stato costruito il film documentario Come voglio che sia il mio futuro, opera realizzata con il contributo della Banca Popolare di Vicenza per la Cineteca di Bologna, proiettato nella serata che la Scuola per Genitori di Confartigianato ha proposto per festeggiare il 10° anno di attività. Un appuntamento proseguito poi con una conversazione tra il grande regista e lo psichiatra e sociologo Paolo Crepè. Nella pellicola, giovani di tutta Italia, da nord a sud, si raccontano, mostrano di essere consapevoli che il futuro è incerto, ma tuttavia questo non li allontana dal coltivare progetti, progetti diversi che sono lì a dimostrare che il mondo giovanile non è né monocorde, come talvolta viene superficialmente giudicato, né pessimista, come spesso si legge. Certo, i loro obiettivi risentono delle situazioni ambientali. Mentre al settentrione si aspira a tradurre la passione in quel lavoro, al meridione l'aspirazione spesso è un lavoro. L'interrogativo che i giovani si pongono, ha detto di fatti il maestro Olmi, è se vi siano le condizioni per poter coltivare i loro sogni, e poi afferma. Siamo di fronte a una situazione che ci responsabilizza, perché guai, se passeremo per la generazione che ha spento i sogni di questi ragazzi. Gli adulti, secondo il professor Crepè, dovrebbero mostrare più fiducia nei giovani, indurli ad andare con le loro gambe, a spiccare il volo da soli, guidati dalle passioni che nutrono e facendo conto sulle proprie forze. Atteggiamenti troppo protettivi e la tendenza a facilitare loro la strada di fatto non li aiutano, come soffoca i loro sogni il clima di pessimismo che il mondo degli adulti, a fronte della difficile situazione economica, oggi alimenta. Questa non è una crisi. Le crisi sono come la febbre, ce l'hai 2-3 giorni, poi passa. 4 anni non è una febbre, è un cambiamento. Questo è un cambiamento. E allora o ci si attrezza al cambiamento, e quindi per esempio non è che basta che aumenti un po' il PIL che torniamo al 2008. Non torniamo più. 2008 come Garibaldi, non c'è più, è morto. Dobbiamo guardare avanti, guardare e dirlo ai ragazzi. Mi spiego, io vedo molto pessimismo tra di noi, questo non fa bene ai ragazzi. I ragazzi devono vedere anche persone che abbiano il coraggio di inventarsi, che abbiano il coraggio di essere innovativi. Siamo innovativi noi. E mentre ciascuno cercherà magari di dare una propria risposta all'interrogativo del professor Crepè, noi vi proponiamo ciò che ci ha detto il maestro Olmi quando gli abbiamo chiesto cosa spera che i genitori portino a casa dalla serata. Io vorrei che portassero a casa, come dire, un'attenzione silenziosa alla voce dei ragazzi, che non parlano solo con la voce o con i vocaboli, parlano con il linguaggio che non ha parole per essere, come dire, realizzato in termini di comunicazione organizzata. Ci sono situazioni in cui il silenzio è il miglior modo di dialogare. Noi oggi invece siamo dentro una società che non fa che, come dire, da ciarlatani, no?
sovrapporci l'uno all'altro, ognuno cerca di dire il proprio parere, di prevaricare. Il miglior modo per comunicare è il silenzio. Archiviata questa serata, la scuola per genitori avvierà il nuovo ciclo di incontri con un primo appuntamento a Cassola venerdì 22 novembre, mentre le formule a pacchetto, organizzate quest'anno a Vicenza e a Valdagno, inizieranno rispettivamente il prossimo 25 novembre e il 13 febbraio 2014. Il programma è consultabile sul sito scuolagenitori.it. Per informazioni e iscrizioni rivolgetevi all'ufficio scuola di Confartigianato Vicenza.